Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV, ci rivediamo dopo stamattina con un argomento che esula un po' dal discorso mercato. Sappiamo che oggi c'è la nazionale, non sto a rifarvi la tiritera di prima, abbiamo quattro nazionali, quattro interisti oggi in campo, se la formazione verrà confermata, quella che inizialmente ha pensato Spalletti, quindi vediamo, però insomma stasera vedremo la partita. Io vi ricordo dalle 20:30 alle 23:30, se volete ci siamo anche noi su 7 Gold, mi raccomando, se avete voglia di fare un po' di zapping, vedere un po' di commenti sulla partita e non solo, perché ci sono tantissimi altri argomenti, noi siamo lì. Allora, oggi però, al di là dei rinnovi di Inzaghi, di Lautaro, dell'occasione Martinez per quanto riguarda la porta, insomma, ne abbiamo parlato tanto, vi terrò sicuramente aggiornati ancora, appena ci saranno delle novità, a breve dovrebbe esserci anche diciamo così, una novità o comunque qualche aggiornamento sulla trattativa che riguarda il portiere del Genoa, addirittura d'arrivo per quanto riguarda la trattativa con l'Inter. Quindi vediamo, vi tengo informati, anche se non credo in questo video, nel momento in cui registro non è ancora successo niente, vediamo. Però oggi voglio entrare un po', a discutere con voi, a confrontarmi con voi sulla, tra virgolette, polemica, perché non è proprio una polemica, però è un'opinione che ha generato sì delle polemiche. L'opinione tutt'altro che legittima è quella di Paolo Di Canio, che ha parlato dell'Inter, della rosa dell'Inter e di alcuni giocatori dell'Inter. Paolo Di Canio, che diciamo non ha mezzi termini, quando esprime dei giudizi li esprime tranchant, cioè ci va a gamba tesa, ci va molto deciso, ci va molto convinto, esattamente come faceva da giocatore, vi ricorderete quando Lukaku giocava all'Inter. Le opinioni molto nette, senza appelli, di Di Canio nei confronti di Lukaku, lo chiamava panterone moscio, una cosa così, secondo lui non era un grande giocatore, secondo lui non era un fuoriclasse, anche se segnava tanti gol, diciamo che Di Canio ha questa tendenza a sminuire dei giocatori che stanno facendo molto bene. Non lo so il perché. Poi uno può essere d'accordo o no con quello che dice, però nel momento in cui Di Canio parlava di Lukaku e parlava, tra virgolette, male di Lukaku, nel senso tendendo a svilire un po' le sue prestazioni, Lukaku con l'Inter segnava 30 gol a stagione. Già se avesse detto queste cose oggi avrebbero avuto forse una logica diversa. Poi è chiaro che se io dico a un giocatore non mi piace, non mi piace, mentre sta facendo bene, prima o poi può fare male, quando fa male alzo il dito e dico: avete visto che ve l'avevo detto? Sì, va bene. Però, nel senso, opinione assolutamente rispettabile, però mi fa un po' strano che a lui non piacesse nel momento di apice della carriera di Lukaku. Però ci sta. Oggi però è tornato a parlare ancora dell'Inter, Paolo Di Canio, come è assolutamente normale che sia, perché voglio dire, si parla di calcio, si parla di squadre, si danno dei giudizi un po' su tutto, delle opinioni su tutto e quindi non c'è niente di male, però vorrei un po' entrare in argomento rispetto a quello che Di Canio ha detto della nostra rosa in generale e di due nostri giocatori da noi molto amati e molto forti. Allora, andiamo sulla rosa in generale, la prima cosa. Lui inizia il discorso così, lui dice: l'Inter in questo momento in Italia non ha rivali e quindi però, e quindi c'è il però, quindi in Italia non ha rivali, però non ha neanche un campione. Ha degli ottimi giocatori molto forti, ma che non sono dei campioni. Allora, da questa cosa deduco, faccio una deduzione. Allora, la prima è che quindi l'Inter non è una squadra fatta di campioni, vince o per grandissimo merito del proprio allenatore, visto che non hanno costruito una squadra di campioni, oppure perché le altre di conseguenza sono più scarse, cioè sono scarse, quindi l'Inter, anche se non ha campioni, vince. Questa è la prima deduzione che faccio. La seconda è appunto che, siccome l'Inter a questo punto non ha campioni e magari le altre non sono più scarse dell'Inter, la seconda deduzione che faccio è che è tutto merito dell'allenatore, che a quel punto è assolutamente nettamente superiore rispetto a tutti gli altri, quindi sa far
andare una macchina a 120 quando potrebbe andare solo a 90. Quindi vado un po' a deduzioni di quello che voleva dire Paolo Di Canio. Però voglio dire, il ragionamento sono opinioni, ci sta, non ha detto niente di clamoroso, anche se poi, sinceramente, io vedo nell'Inter giocatori che potenzialmente sarebbero titolari nelle più grandi squadre europee. Però andiamo avanti, andiamo più nello specifico e qui arriviamo al punto. Lui parla di due giocatori in particolare dell'Inter, parla di Lautaro, il nostro capitano, e parla di Calhanoglu. Lui dice che Lautaro e Calhanoglu sono due ottimi giocatori, due giocatori molto forti, ma non sono dei campioni, non sono dei fuoriclasse. Non sono dei fuoriclasse perché Lautaro segna tanto in campionato, ma quando c'è la Champions non segna e con l'Argentina è la riserva di Julian Alvarez. E Calhanoglu, quando dice sì, non lo paragoniamo adesso a Iniesta e Xavi, perché poi vabbè. Allora, prima considerazione su Lautaro. Lautaro è un campione del mondo, è vero, non titolare fisso, davanti aveva Messi e anche in quel mondiale ha fatto meglio di lui Julian Alvarez, però è un giocatore che ha avuto una costanza clamorosa in Serie A da quando è arrivato in Serie A a 19 anni. Davanti aveva per esempio Mauro Icardi, che era uno che è stato 2 volte capocannoniere della Serie A, e si è subito imposto. Sin da giovanissimo, e già questo vuol dire essere un campione. Poi ha avuto la continuità di avere comunque il rendimento sempre sui 20 gol a stagione, e non è da tutti. In più in Champions League, è vero, quest'anno ha fatto poco in Champions League, un gol solo, come tra l'altro ha fatto relativamente poco tutta la squadra, si è concentrata molto sul campionato e meno sulla Champions. Questa non è la giustificazione, ma è quello che è successo. Ma se andiamo a vedere a ritroso nelle Champions League passate, quando lui doveva segnare, ha segnato, quando se deve segnare al Camp Nou, poi perdiamo 2-1 con un rigore non dato clamoroso sull'1-0 per noi a Sensi. Chi segna? Segna Lautaro Martinez al Camp Nou. Cioè, al Liverpool, ad Anfield, quando vinciamo 1-0 con la possibilità di rimontare, chi segna ad Anfield un grandissimo gol sotto l'incrocio dei pali? Lautaro Martinez. Quindi posso fare l'elenco, basta andare su Transfermarkt e vedere, o comunque sulle statistiche del giocatore, andare a vedere le Champions League di Lautaro Martinez contro chi ha segnato, al di là di quest'anno che effettivamente non è andato bene, ha segnato solo con la Real Sociedad la prima partita di Champions. Ma per il resto basta andare a vedere, cioè se segna col Barcellona, se segna col Liverpool, ragazzi, stiamo parlando di grandissime squadre, sempre in trasferta al Camp Nou e ad Anfield. Cioè, adesso va bene tutto, però è un po' usare i numeri o comunque usare le situazioni un po' per portare l'acqua al proprio mulino. Per quanto riguarda Calhanoglu, qui si parla di fuoriclasse, poi bisognerebbe anche capire cosa si intende per campione, cosa si intende per fuoriclasse, cosa si intende per leggenda, eccetera. Ma Calhanoglu è un fuoriclasse, caro Paolo Di Canio, è un fuoriclasse che poi tu, che Paolo Di Canio possa dire che non è all'altezza di Xavi e Iniesta, va bene, ok, siamo d'accordo, possiamo essere d'accordo. Però non è che ogni giocatore, per definirlo campione o grande giocatore o fuoriclasse, bisogna paragonarlo ai più forti della storia. Perché a quel punto, se io devo paragonare tutti i giocatori a Maradona, a Pelé, a Ronaldo il fenomeno o a Cruyff, allora non trovo più nessun fuoriclasse al mondo per anni e anni. Cioè, non può essere il termine di paragone Xavi e Iniesta. Cioè, come non può essere il termine di paragone Messi per un attaccante. Quindi se io ho Mbappé, se io ho Haaland, se io ho, che ne so, Harry Kane, Lewandowski, non sono dei fuoriclasse, anche se segnano 50 gol a stagione, perché Messi è un'altra cosa. Vabbè, grazie. Cioè, voglio dire, quei giocatori lì, cioè, io ho Bellingham, sì, però Bellingham non è un fuoriclasse perché non è Zidane. E vabbè, ragazzi, ma capisci? Cioè, è proprio il termine di paragone che è sbagliato. Per quanto mi riguarda e per quello che penso io, e non perché sono interista e non perché parlo di Inter, ma per me Lautaro è un fuoriclasse, come è un fuoriclasse Calhanoglu. Ma veramente, cioè, non c'è neanche secondo me da discuterne. Poi, se uno mi dice nella squadra della storia tu infili Pirlo, Iniesta o Xavi, ce li infilo tutti e tre, ok?
Però non si può dire che Çalhanoğlu non è un fuoriclasse, non è un grande giocatore perché Xavi e Iniesta erano più forti. Ma che non è un ragionamento, secondo me, che regge, ok? Cioè, allora ogni volta che si paragona, si vuole trovare un fuoriclasse, bisogna paragonarlo a Maradona, non sarà mai un fuoriclasse. Cioè, boh. Vabbè, ragazzi, ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, intanto che aspettiamo la nostra nazionale. Intanto vi mando un abbraccio, sempre Forza Inter, ci vediamo questa sera se volete dalle 20:30 alle 23:30 su 7 Gold e poi mi raccomando ci vediamo anche domani mattina sempre su YouTube, sempre sul canale. Attivate la campanella per avere la notifica dei video, il pollice in su se vi è piaciuto questo video, come detto commentate e iscrivetevi al canale, sempre Forza Inter, ciao ragazzi, ci vediamo stasera.